Un nuovo mondo ellenizzato. È questa la grande eredità di Alessandro Magno. Grazie alle conquiste e alla creazione di un impero universale, la cultura e la lingua greca si diffondono in tutta l'area del Mediterraneo orientale e oltre, fino ai confini del mondo allora conosciuto. Nelle regioni più remote dell'impero, ma anche in quelle tradizionalmente più distanti dal mondo greco o strategiche sul piano militare ed economico, Alessandro fonda nuove città nelle quali emigrano molti coloni di lingua greca, dalla Grecia e dalla Macedonia. Il risultato finale di tale processo di penetrazione della cultura greca oltre i confini della Grecia, in tutta l'area del Mediterraneo orientale, è l'ellenismo. Ellenismo è un termine coniato dallo storico tedesco Johann Gustav Droysen nella seconda metà dell'Ottocento. L'ellenismo è un periodo storico compreso tra la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. e la conquista del Regno d'Egitto ad opera di Ottaviano nel 31 a.C. Quali sono le caratteristiche distintive di tale periodo? In primo luogo, la mescolanza. La lingua e la cultura greca si fondono con le culture dei popoli sottomessi da Alessandro, dando vita a interessanti esperimenti di mescolanza. Nella religione si assiste, per esempio, alla creazione di nuove divinità o alla trasformazione di divinità esistenti. Nel campo della politica, la monarchia dei Tolomei è ispirata alla regalità divina del faraone egizio. Il secondo tratto distintivo è il cosmopolitismo, ovvero la coscienza di essere non più cittadini di una piccola comunità come la polis, ma del mondo o oikumene, come gli antichi del tempo chiamavano il mondo in cui vivevano, un mondo abitato da etnie diverse, ma accomunato dalla cultura greca che assumeva una dimensione sovranazionale. Infine, il terzo elemento distintivo è l'urbanizzazione. L'ellenismo è l'epoca della fondazione delle grandi città che tendono a riprodurre i modelli urbanistici e strutturali dell'antica polis greca. Come era accaduto ai tempi di Alessandro, ogni re fondava nuove città ricche di monumenti, splendidi edifici e larghe strade. Nel regno di Siria, per esempio, sorsero ben 9 Seleucia.